Ciao, benvenuto sul canale di Italia Mistero. Se non sei ancora iscritto, ti invito a farlo. Questa è la sesta puntata della storia di Stefano Bontate, il principe di Villagrazia, e verremo travolti da un turbinio di eventi che riguardano Moro, Sindona, Dalla Chiesa, Pecorelli, la banda della Magliana e molto altro ancora. E allora, se sei pronto, partiamo! Il collaboratore di giustizia, Angelo Sino, racconta alcuni viaggi con il Bontate a Milano. Il periodo è seguente alla fine del 1977. In uno di questi viaggi, Bontate e Sino sono accompagnati da Enzo Cafari, assicuratore, massone, politico, legato all'Ndrangheta e forse ai servizi segreti. Un nome importante che ritroveremo più avanti nella nostra storia. Abbiamo fatto viaggi a Milano. Abbiamo per fatto quale motivo? Ma lui si incontrava con personaggi di Milano. Onestamente io alle volte stavo in macchina, per cui non esattamente non vedevo con chi si incontrava o chi si incontrava. Alle volte invece vedevo che si incontrava con determinati personaggi. E praticamente lui si recava, perché a Milano c'erano i fratelli Pullarà che andavano e venivano dalla Sicilia, che con lui conosceva benissimo. C'era Martello, chi? Ma mi ricordo se era Mario o non me lo ricordo, come il nome esattamente non me lo ricordo. C'era, incontrava anche Alfredo Bono. Insomma, c'era una serie di personaggi che stavano, gravitavano attorno a Milano, che lui conosceva benissimo. Cioè, comunque erano dei viaggi che servivano anche per risolvere dei problemi che avevano dei personaggi di Milano. Un viaggio che ho fatto con... Cioè, i personaggi di Milano, a chi intende riferirsi? E Silvio Berlusconi. Praticamente erano questi problemi? I problemi erano inerenti al fatto che siamo andati a Milano con Enzo Cafari per... Enzo Cafari è quel massone di cui ha già parlato. Ma era più che un massone, era un personaggio legato all'Ndrangheta calabrese. Praticamente passiamo da Roma, prendiamo Enzo Cafari, ci rechiamo a Milano. A Milano si incontrò con dei personaggi di Locri, però io non ho assistito alla parlata, sono rimasto in macchina. Dopo però ho visto questi personaggi, dopo lui mi spiegò che erano dei personaggi di cui c'era uno latitante perché aveva fatto un sequestro a Torino, e praticamente al ritorno parlava con Cafari e si diceva: ho capito che questi personaggi di Locri volevano sequestrare o il figlio di Berlusconi o qualche familiare di Berlusconi. E il Bontate, che a un certo punto diventava autoritario,
era una persona molto, molto gentile, cortese, però nel momento giusto arrivava ad essere anche autoritario. Mi ricordo che disse a Cafari che questi di Locri, Siddu, già una volta avevano avuto a che dire con dei siciliani. Mi pare che avevano avuto a che dire con un certo Masino Scaduto. Perché che era di dove? Di Bagheria. Di Bagheria. E praticamente dice, ci ha fatto finire più peggio di come ci ha fatto finire Masino. In perché, italiano? Cioè, ce la faccio finire peggio di come ce l'ha fatta finire il Masino Scaduto. Questo è quello che disse in questa situazione. Comunque era molto alterato, perché praticamente non voleva che chiaramente venisse effettuato questo sequestro. Cioè, l'unica cosa che so era che il Berlusconi veniva dato come amico dei Pullarà, che non so, gli avevano fatto una grossa cortesia sia a lui personalmente, perché proprio aveva avuto un cioè o lui o un suo parente avevano avuto un problema una volta in un night con dei malavitosi e loro gli avevano evitato dei fastidi. Loro sono i Pullarà. I Pullarà. Addirittura mi ricordo che però per tutto questo, non solo chiaramente per il fatto del night, ma per il fatto, per altri fatti inerenti sempre la tranquillità locale, lo Stefano Bontate mi disse che ci stavano tirando un raricone, alias lo stavano estirpando, cioè ci stavano facendo delle grosse estorsioni al Berlusconi, sì, questi Pullarà. E poi ritornando da Milano, ci siamo fermati in un'area a Roma Nord, non mi ricordo, in un'area di servizio, dove ci aspettava, c'era Tanino Fiore e Pippo Calò. Quindi allora, Tanino Fiore del Bebiluna. Sì, Gaetano Fiore del Bebiluna e Pippo Calò, che allora era universalmente conosciuto come il signor Mario. Si appartarono con il signor Mario, alias Pippo Calò, parlarono di più o meno e poi ne siamo andati a Palermo. Il Cafari lo lasciaste? No, l'abbiamo lasciato a Roma. L'abbiamo lasciato a Roma il Cafari, perché praticamente lui mi pare che gestiva una società di una cosa di brokeraggio di assicurazioni a Roma. Ora le chiederò chi è Cafari. Mi interessava invece precisare, all'incontro con le persone di Locri, Cafari partecipa? Sì, sì. All'incontro tra Stefano Bontate e Tanino Fiore e Pippo Calò, Cafari partecipa? Sì. Pure, quindi sì. Sostanzialmente io. Resta estraneo soltanto lei. Sì. Ho capito. Franco Tritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Viene ritrovato il corpo di Aldo Moro in via Caetani. La pista che era stata messa in piedi dal Bontate per la ricerca dello statista tramite i contatti di Buscetta in carcere con i brigatisti era presto naufragata. Nel frattempo, a Buscetta viene chiesto da Cosa Nostra se i brigatisti in carcere siano disponibili ad accollarsi, con una loro rivendicazione, l'eventuale omicidio del generale dalla Chiesa. Visti i miei trasferimenti a Palermo, vista la facilità che io avevo di incontrare qualsiasi persona a carcere di Lucerdone, è probabile, o è certo quasi, che mi sia stata fatta direttamente dal sottocapo di Stefano Bontate. E questo fu fatto. Chi era questo sottocapo? Sottocapo era Domenico Teressi. Ho detto a un brigatista che si trovava nello stesso mio piano, perché a Cuneo si viveva per piani, nel mio stesso piano c'era Lauro Azzolini, brigatista. Con lui ne parlai nell'aria, al momento dell'aria, in varie
occasione, ma così alla maniera mafiosa, alla maniera misteriosa, alla maniera così, tanto per parlare, e le disse che se nel caso avrebbero ammazzato dalla Chiesa, voi vi sentireste di rivendicare. Laura Azzolini rispose: no. Noi rivendichiamo quello che noi facciamo, o perlomeno, se almeno uno di noi partecipa all'azione. Quindi il mio messaggio di ritorno a Cosa Nostra fu: niente da fare. Nella zona di campagna di Pantalera, in provincia di Cuneo, si incontrano di notte alcune persone. L'appuntamento è stato dato al maresciallo in candela, che lavora da poco al carcere di Cuneo, da Carlo Alberto Dalla Chiesa, responsabile delle carceri italiane. Dentro al carcere di Cuneo, io lì ho trovato un disastro, perché c'era stata una gestione del maresciallo Manfra che mandarono via. Dopo scusi un attimo, chi era questo maresciallo Manfra? Manfra era il comandante. Che c'era prima di me. Questa persona ha subito dei processi? È stato condannato a 12 anni. 12 anni per che cosa? 12 anni perché ha fatto entrare arma, droga nel carcere di Cuneo, e quindi era amico di Buscetta, Turatello, Miggiardi. Abbiamo capito il personaggio, quindi prima di lei c'era il maresciallo Manfra. Ma diciamo il maresciallo Manfra, lì comandava il carcere Buscetta, Turatello, non lo comandava mica lui. Io vado lì, mi fermo con la macchina. Subito dopo arriva un'alfa bianca, mi fa con i fari, mi si avvicina e mi dice: segui. Era lui con l'autista, e andiamo dentro a uno spiazzo lì in una campagna. Sono arrivato lì, sono sceso, è sceso in generale, è andato a fare la pipì, poi dice: vieni qua. Allora ci siamo, mi ha fatto sedere dentro quest'alfa, lui era dietro e io mi sono seduto dietro, avanti c'era l'autista. Mi dice: senti un po', dice, stammi bene a sentire, qui dentro al carcere di Cuneo sono entrati documenti riguardanti il sequestro Moro. E li deve trovare, vedi che li deve trovare. Io ero 15-20 giorni che prestavo servizio a Cuneo, ancora diciamo non conoscevo bene neanche la struttura del carcere di Cuneo. Mi disse: adesso lui ti spiegherà come sono entrate questi documenti. Lui chi, scusi? L'autista, questa persona avanti. Per me fino a quel momento era l'autista. Allora il generale della Chiesa si siede avanti, e questo autista, per il momento lo chiamo autista, è passato dietro sulla mia destra e mi comincia a spiegare come sono entrati questi documenti. Dice: guarda che dove fanno colloquio, dove i familiari dei detenuti vengono perquisiti prima di essere ammessi a colloquio, ci sono delle grate senza la rete e quindi può passare qualsiasi cosa prima di essere perquisita. E lì ci bazzicano anche detenuti che possono prendere qualsiasi cosa e portarla dentro. Io non sapevo neanche cosa rispondere, perché ancora non l'avevo notato questo disservizio, diciamo. A un certo punto mi disse: qui sono entrati documenti di Moro, armi, droga, un po' di tutto. A un certo punto il generale della Chiesa, non mi ricordo che chiese, ho un indirizzo o un numero telefonico, e quindi accese la luce dell'autovettura. E io in quel momento ho visto sta persona in faccia come era fatta, perché non la vedevo prima, ho visto il viso di sta persona che mi parlava, un accento romanesco. Un accento romanesco? Sì. Parlava con un accento romanesco? Sì. Ecco, gli disse, dice, ha consultato l'agenda lì, dice: non ce l'ho qui, dice, forse ce l'ho in redazione. E io in quel momento ho capito che non era un militare dell'arma, ma un giornalista, ma non mi sono usato chiedere niente al generale della Chiesa.
Non gli ho chiesto chi era. Sta di fatto che però avevo notato che tra questa persona in generale non c'era quel, diciamo, rapporto di subordinazione. Il giorno dopo vado al carcere e vado a vedere dove... Mi scusi un attimo prima di questo. Questa persona, sì, diciamo lo sconosciuto, l'autista come lei l'ha definito, le spiegò anche dove si trovavano questi, sì, questi scritti, questi documenti? Dove sono passati? Dove sono passati? Dico, comunque sono dentro al carcere di Cuneo, dice. Sono entrate. A chi è, le disse a chi erano destinati? A Turatello. Francis Turatello? Sì. Turatello. Le disse se erano dentro una busta, se erano dentro. Mi disse che erano avvolte con dello scotch da imballaggio color marrone. E anche di buste di plastica, e poi c'era questo scotch, ecco, mi fece questa descrizione. Anzi, il generale della chiesa mi disse: guarda, non ti permettere, se lo trovo, di aprirlo. Il generale mi impose questo. E il giorno dopo vado a constatare quello che mi ha detto, e ho constatato quello che mi ha detto questa persona, preciso, tutto il rete metallica, come effettivamente poteva entrare la roba, tutto, e quindi ho dovuto prendere subito delle precauzioni. Dopo 3 giorni da questo incontro, il generale della chiesa torna a Cuneo e mi manda a chiamare alla stazione dei carabinieri e mi dice: questo non te l'ho detto di fronte a quella persona, dice, ma mi deve trovare anche scritti dentro al carcere di Cuneo che riguardano il senatore Andreotti. Angelo Sino, ancora una volta, si trova a raccontarci uno dei suoi viaggi col Bontate. Questa volta la meta è Reggio Calabria, dove incontrano Paolo De Stefano, uno dei più importanti ndranghetisti di quel tempo. Praticamente lui era molto amico di Gioia Martino, che è un personaggio di Gioia Tauro. Era molto amico dello zio Luigi Vrenna, detto lo Zirra, che era un personaggio di Catanzaro, una specie di califfo, anche lui molto corpulento. Poi era amico di Mammoliti, poi era amico di Piromalli, che erano due fratelli, anche con questi avevano una bellissima casa di campagna, pure in mezzo agli agrumeti, un posto suggestivo, bellissimo. E siamo andati di nuovo a trovare anche Paolo De Stefano a Reggio Calabria, nel quartiere Archi. Nel quartiere Archi lui aveva una casa allora in costruzione, che era, da cui si accedeva per una strada che era sotto gli archi, appunto gli archi erano dei ponti della ferrovia che portavano a Reggio Calabria. Questo quartiere prese il nome proprio dagli archi. Sotto questa cosa c'era questa strada che portava in cima a una collina, dove c'erano un sacco di uomini armati che sorvegliavano Paolo De Stefano, stavano con Paolo De Stefano. Ci siamo recati io e lui e Filippo Di Stefano di Favara per una questione inerente a un aggiustamento di un processo per una rapina che era stata fatta a Reggio Calabria. Ecco, ci vuole raccontare questo episodio? Sì. Praticamente c'era stato un personaggio di Favara, mi pare si chiamasse Airo Farulla, che aveva fatto una rapina a Reggio Calabria. E praticamente aveva fatto, questo ragazzo fu poi ucciso, e aveva fatto questa rapina ed era stato riconosciuto in una cosa fotografica dalla proprietaria di una gioielleria, di un negozio, non glielo so dire. Il problema era fare ritirare la testimonianza di questa signora.
Il Paolo De Stefano, quando ci siamo andati, si inquietò in un certo senso, disse: compare, cioè compare, ma dobbiamo andarci a occupare pure delle rapine. Lo Stefano Bontade si piccò moltissimo di questo fatto e gli disse: dice, va bene, allora se non se ne vuole occupare, vuol dire che ci faccio rompere le corna subito alla signora, cioè vuol dire che la faccio uccidere. E immediatamente lui si riprese, cominciò a farci, ci portò un sacco di gelati, cose, insomma, cercarono di calmare un po' le acque. Io ero preoccupatissimo, disse: ma questo ci vuole fare ammazzare allo Stefano Bontade, perché praticamente con tutti quei personaggi armati che c'erano potevano farci a fettine. Però capii qual era la vera potenza di Stefano Bontade, che era veramente, anche in Calabria, era molto inteso, tra virgolette. Poi lui mandò a chiamare, cioè mandò da questa signora con un personaggio del suo entourage, e chiaramente poco dopo, aspettavamo parlando del più del meno, e ci disse che era tutto a posto e che non ci sarebbero stati più problemi. In questi mesi Angelo Siino ha modo di accompagnare Giacomo Vitale, cognato di Bontade, a Milano. Lo scopo del viaggio sarebbe quello di incontrare Marcello Dell'Utri, affinché quest'ultimo cerchi di perorare la causa di Sindona presso Cuccia, che sta bloccando il salvataggio delle banche sindoniane. Nelle banche di Sindona sono custoditi parte degli averi del Bontade. E va ricordato che Siino, Vitale, Bontade e Sindona sono tutti massoni, seppur appartenenti a logge diverse. Logge, peraltro, interconnesse fra loro. Ho avuto occasione di fare altri viaggi a Milano con Giacomo Vitale, in un'occasione per andare a parlare con Dell'Utri per una questione inerente Cuccia. Cuccia chi? Cuccia il banchiere. Il banchiere? Cioè, sì, il Giacomino Vitale andò ad affrontare con Dell'Utri la questione di un interessamento presso il banchiere Cuccia per la questione di Sindona, riguardante Sindona. Cos'era questa questione che riguardava Sindona? Era un'opposizione che faceva Cuccia a Sindona per questioni inerenti banche o cose di questo genere. Dove avviene questo incontro? Sì, praticamente avviene al centro di Milano, andiamo a mangiare in un ristorante, andiamo a colazione in un ristorante del centro di Milano, mi pare che fosse sotto i portici, sotto un ristorante che era sotto i portici di Milano. Era un bel ristorante, abbiamo mangiato bene, lui si ricordava di un precedente incontro che aveva avuto con me. Lui chi è? Dell'Utri. E praticamente io sono stato compagno di scuola dei Dell'Utri, dei tre fratelli Dell'Utri, i due gemelli e il fratello più piccolo, che era mio compagno di banco invece. E praticamente siamo stati compagni di scuola al Don Bosco, al San Polo. In questo caso parla, e che cosa parla, dice parla Giacomino Vitale, dice che se era possibile, che conoscenza aveva, all'altezza di conoscenza che aveva per arrivare a Cuccia. A Cuccia che diceva il Vitale che osteggiava l'aiuto a Sindona. Cioè praticamente si opponeva a Sindona. Il Vitale diceva pure che tutto quello che era siciliano al Cuccia era antipatico, cioè praticamente perché aveva avuto dei problemi, addirittura diceva lui che era stato cacciato dalla Sicilia, aveva avuto dei problemi. Anzi, perché Cuccia era siciliano e siciliano? Sì, diceva che è siciliano. Praticamente mi diceva che avevano anche una villa a Baida, dove addirittura c'era ancora una sorella vivente del Cuccia. Stavano cercando disperatamente di agganciare anche questa situazione. Io pensai che fosse... Scusi, questa situazione chi è? Cioè, la situazione della signora Cuccia. Quindi stavano la vedendo... sorella del Cuccia. Sì,
stavano vedendo di arrivarci, però non si ricordava bene se era viva, insomma, stavano vedendo un po' come poter arrivare a questa signora che aveva questa villa a Baida. Chiaramente il Dell'Utri immediatamente disse che non aveva possibilità di arrivare a Cuccia, perché diceva che erano su piani diversi, se no diceva assolutamente io non ho modo di poter arrivare a Dell'Utri, a Cuccia. Quindi che significa su piani diversi? Cioè praticamente che il piano su cui si muoveva il Cuccia era superiore a quello che si muoveva lui. Il, come si chiama, il Vitale disse che praticamente se questo Cuccia non si metteva la testa a posto gli avrebbero rotto le corde. Poi successivamente il Vitale mi raccontò che con Ciccio Foderà e con un macellaio contrabbandiere che si chiamava Puccio, e praticamente con questo, questi personaggi bruciarono o la porta di casa o il portone dell'abitazione del Cuccio. Viene ucciso a Roma il giornalista Mino Pecorelli. Molti anni dopo, nel processo, il pubblico ministero sosterrà per l'accusa la tesi per cui il mandante sia stato Claudio Vitalone nell'interesse di Giulio Andreotti. Indagini in tutta Roma da parte di polizia e carabinieri per cercare di identificare i responsabili del mortale attentato compiuto ieri sera contro Mino Pecorelli, 51 anni, direttore del settimanale OP. Per ora gli inquirenti puntano sulla definizione del movente dell'assassinio, una rivendicazione telefonica fatta stanotte da parte di un sedicente nuovo nucleo anarchico non trova molta credibilità fra gli investigatori. L'agguato è avvenuto in via Orazio dopo che Pecorelli era uscito dagli uffici della rivista in via Tacito, a poca distanza. L'autopsia, conclusa questo pomeriggio, ha stabilito che Mino Pecorelli è stato ucciso con 4 colpi di pistola calibro 7,65 munita di silenziatore. Sia la Mangiavacca che Patrizi raccontano di un incontro avuto da Pecorelli nel proprio ufficio lo stesso pomeriggio del 20 marzo con un uomo, rimasto poi non identificato. I due infatti lo hanno solo intravisto. Certamente si tratta di un incontro importante, visto che Pecorelli non abbandona il suo interlocutore nemmeno per festeggiare la sentenza di divorzio, depositata quel giorno, che libera la sua compagna Franca Mangiavacca dal proprio matrimonio. Qualche giorno dopo l'accaduto si verificano inoltre altri due eventi che risultano particolari. L'11 aprile 1979, l'Eco della Stampa, un giornale di Caracas, indirizzato agli emigranti italo-americani, pubblica un trafiletto dal quale emerge che l'ultima persona ad aver visto Pecorelli è Vincenzo Cafari. Il trafiletto, in merito, non pone dubbi e dà la notizia come certezza, diventando, per la sua perentorietà, oggetto di un'interrogazione parlamentare del senatore Spadaccia, che rimane senza esito. Perché un giornale dell'altro capo del mondo, che si rivolge a una platea di emigrati, si occupa di un delitto di cronaca nera romana, dando per certo come ultimo frequentatore della vittima il nome di un oscuro personaggio quale Vincenzo Cafari? Da subito, nella redazione di OP, si sparge il convincimento che quel lancio giornalistico sia opera dei servizi segreti. L'operazione ricalca altre già viste in passato. Dare una notizia per il tramite di un canale secondario, affinché la stessa diventi pubblica senza poter risalire a chi l'abbia fornita. E nel contempo mandare un messaggio a terzi. Qualcuno sa. Qualche giorno dopo l'uccisione io sono stato interrogato dal dottor Sica, al quale ho documentato ampiamente dove ero la sera del 29, perché io ho preso la notizia della morte di Pecorelli mentre la macchina mi portava dall'eccezione di Reggio Calabria all'aeroporto. Quindi io ero a Reggio Calabria, gliel'ho detto allora al dottor Sica, gli ho esibito tutto, ho detto va bene, adesso un po' vediamo, eccetera. Quindi non mi ha più chiamato, ritengo che abbia fatto i riscontri dovuti e abbia risolto il problema. Bene, ribadisco il concetto. Pecorelli il 20 marzo del 1979, nel tardo pomeriggio, prima di uscire, si incontra nel suo studio con una persona. Era lei quella persona?
chiedo scusa, mi pare di aver detto chiaramente che io ero a Reggio Calabria e allora ancora non avevo il dono dell'ubiquità, quindi non potevo essere cosa sia. La tesi segue il racconto del Buscetta, per il quale il Badalamenti e il Bontate si sarebbero adoperati affinché il giornalista venisse eliminato. La richiesta arrivata tramite i cugini Salvo per conto di Vitalone, nell'interesse ultimo di Giulio Andreotti. Motivo dell'omicidio sarebbe stata la documentazione in possesso del Pecorelli riguardante Moro e Andreotti. L'accusa sostiene che i killer siano stati il mafioso Michelangelo La Barbera, legato al Bontate, e Massimo Carminati, un estremista di destra romano vicino ai NAR. Quest'ultimo sarebbe stato coinvolto da uomini della banda della Magliana, Giuseppucci ed Abbruciati. Abbruciati, che con Turatello era coinvolto nella gestione di documentazione che sarebbe appartenuta a Moro. La difesa di Andreotti e Vitalone sosterrà che la mafia non aveva necessità di utilizzare la Magliana e i NAR per l'omicidio, avendo la decina del Bontate su Roma. E sempre secondo la difesa, il collegamento fatto dal Buscetta fra l'omicidio del Pecorelli e l'onorevole Moro è totalmente incredibile. Qualche mese dopo l'omicidio, la Magliana, nella persona della Bruciati, aprirà un importante canale di approvvigionamento di eroina su Roma. Eroina acquistata dal Bontate, presentato alla Bruciati tramite il Calò. In quella parte della Democrazia Cristiana siciliana legata a Cosa Nostra, Lima e i cugini Salvo si sentono sempre più pressati dalla figura di Ciancimino, uomo legato ai Corleonesi. Tema scottante sono gli appalti e a inasprire le discussioni è la figura di Piersanti Mattarella, anche lui uomo di C e presidente della regione siciliana. Io so, perché mi risulta, che Stefano Bontade esercitò delle pressioni mafiose con Mattarella. Mattarella, sto parlando di Mattarella Piersanti, perché i Salvo si lamentavano sempre che Piersanti Mattarella, per questioni di problemi di ordine familiare, di ordine proprio di situazione trapanese, gli andava contro. Per cui praticamente loro volevano che il Bontate intervenisse per mediare questi rapporti. Una cosa che mi ricordo fu questa. Ecco in merito le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, rilasciate il 3 aprile del 1993. Riferisce di essere venuto a conoscenza, perché rivelatogli da Stefano Bontate, di un incontro avvenuto in un periodo imprecisato, primavera estate 79, in una riserva di caccia sita in una località imprecisata della Sicilia, tra Giulio Andreotti, Salvo Lima, indicato come uomo d'onore riservato, i cugini Salvo, Stefano Bontate ed altri esponenti di vertice di Cosa Nostra, per discutere del problema Mattarella. Il Marino Mannoia in particolare afferma che sin dal periodo in cui Paolo Bontate, detto Don Paolino, padre di Stefano, era il rappresentante della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, i rapporti con gli uomini politici erano mantenuti da lui, da Vincenzo Rimi e da Salamone Antonino. Lo stesso Paolo Bontate aveva rapporti con Bernardo Mattarella, padre di Piersanti, che era assai vicino a Cosa Nostra. Alla morte di Paolo Bontate, il figlio Stefano aveva intensificato i rapporti con il mondo politico, stabilendo relazioni molto strette con Rosario Nicoletti e con Salvo Lima. Attraverso il canale, rappresentato dai cugini Antonino e Ignazio Salvo, il Bontate aveva stretto intimi rapporti anche con Piersanti Mattarella, mentre altri uomini d'onore come Salvatore Riina e Giuseppe Calò avevano rapporti di intimità con lo stesso Lima e con Vito Ciancimino. Predetto, dopo aver intrattenuto rapporti amichevoli con i cugini Salvo e con Bontate Stefano, ai quali non lesinava i favori, successivamente aveva mutato la propria linea di condotta. E così il Mattarella era entrato in violento contrasto con Rosario Nicoletti ed intendeva rompere con la mafia mediante l'avvio di un'azione di rinnovamento del partito della DC in Sicilia, andando contro gli interessi di Cosa Nostra e dei vari cugini Salvo, Ingegner Lopresti, Maniglia e così via. Il Bontate, cui Nicoletti aveva riferito, fece informare del mutato atteggiamento di Piersanti Mattarella
anche l'onorevole Andreotti, attraverso l'onorevole Lima. Abbiamo ancora dinanzi a noi ostacoli e resistenze notevoli e non ce ne nascondiamo il peso. Primo fra tutti la recrudescenza del fenomeno della mafia, che seppure con caratteristiche diverse dal passato è oggi assai simile a quelle comuni ai fenomeni di delinquenza presenti nelle società sviluppate, si ripresenta con tracotanza in questi mesi a turbare lo scorrere ordinato della nostra vita civile. Occorre fare un appello alla coscienza individuale, oltre che ovviamente a tutti gli strumenti del pubblico potere, per affrontare questa dura battaglia. Occorre che i comportamenti di ciascuno siano coerenti a questo obiettivo e noi le chiediamo, signor Presidente, di associare al nostro il suo richiamo, reso forte anche dalla sua alta coscienza politica e morale, per un livello più alto di convivenza civile, affinché ciascuno ogni giorno isoli e respinga i comportamenti mafiosi e non si pieghi ad essi. Andreotti quindi era sceso a Palermo e si sarebbe incontrato con Stefano Bontate, i cugini Salvo, l'onorevole Lima, Nicoletti, Gaetano Fiori ed altri in una riserva di caccia sita in una località della Sicilia che Mannoia non ricorda. Si tratta comunque della stessa riserva di caccia in cui altre volte si erano recati Bontate, Pizzuto, i cugini Salvo e Giuseppe Calderone. Di tale incontro gli aveva parlato poco dopo Stefano Bontate, in un periodo compreso tra la primavera e l'estate del 79, comunque in epoca successiva all'omicidio di Michele Reina. In ordine al contenuto dei colloqui e alle modalità dell'incontro, il Bontate si era limitato a confidargli che tutti i presenti si erano lamentati con Andreotti del comportamento di Mattarella e che il Bontate stesso aveva commentato con Mannoia usando le parole «Staremo a vedere». Dice il Mannoia. Volevano, diciamo, che l'onorevole Andreotti intervenisse sulla situazione di Pio La Torre e l'onorevole Mattarella. Perché il Bontade, nonostante era una persona, diciamo, che non trascurava niente, non era certamente un sanguinario, non voleva fare cose di cui certamente non era gradito. E allora, in quell'occasione, chiesero appunto all'onorevole Andreotti di voler intervenire su quella situazione, tanto che lui mi disse, con una frase abbastanza un po', diciamo, allertato, dice «Staremo a vedere». Con Stefano Bontade, diciamo, c'era un rapporto non proprio paritario, grazioso, amicale, però chiaramente che alle volte dava dei veri e propri ordini. Disse «Preparati per domani che c'è una cacciata». Ah, bene, bene, io ero un gran tifoso di caccia, era un grande appassionato, per cui mi invitava a nozze. E praticamente mi disse domani andiamo in una riserva a Catania. Non so se mi disse, mi pare che era una riserva di Costanzo, però non me lo ricordo se mi fece questa precisazione. L'indomani mattina o qualche giorno dopo che mi avvisò, venne a prendermi, allora mi pare lui aveva una BMW, una macchina molto potente. Andando verso, per uscire dalla città e percorrendo via Libertà, abbiamo avuto un incidente stradale all'altezza di via Notarbartolo, dove abbiamo avuto uno scontro con una Fiat 500, che malgrado l'esiguità della macchina, della mole della macchina rispetto a quella nostra, arrecò gravissimi danni alla BMW perché l'ha presa sulla ruota, facendola andare fuori convergenza. Chiaramente questo fatto determinò le ire di Stefano e devo dire che anche il proprietario della 500, non capendo con chi aveva a che fare, fu piuttosto brusco. Mi ricordo che il Bontade le mise in mano dei soldi, molti soldi, e disse levati di davanti, se no non so che cosa ti succede. Naturalmente siamo dovuti tornare indietro a prendere la mia macchina, anch'io avevo una BMW, mi pare che una BMW 733, una macchina grossa, una berlina, e mi disse, mentre stavamo andando, ci siamo avviati per Catania, disse sbrigati, sbrigati, che fa, da tu mi scisti, mi invitava a nozze, perché sono noti i miei trascorsi di corridoio, per cui evidentemente abbiamo fatto
in un Fiat Palermo-Catania. Palermo-Catania, che abbiamo fatto, siamo arrivati a Catania, mi pare che c'era della gente che ci aspettava, c'è un posto, un ristorante che mi pare che si chiamasse Torero. Questo ristorante è lungo la strada che conduce da Catania a Siracusa, sulla destra. Diciamo qualche chilometro prima o pochi 500 metri, 600 metri per il bivio che conduce a quella che viene denominata la scia, in gergo degli iniziati catanesi, iniziati gente che bazzicava in un certo gruppo. La scia è un'azienda agricola dei Costanzo, dove siamo andati e siamo entrati praticamente era un fondo chiuso, allora non era una riserva di caccia. Il fondo chiuso era cintato da una rete metallica in modo che non si poteva scavalcare, per cui in questo fondo non ho visto mai tante lepri come quella volta. Era c'era tale, disse: ma guarda, ma quante ce n'è, ma sono come le pecore. Anche dopo Stefano poi disse che c'erano lepri proprio a Iosa, tanto che quasi non era neanche sportivo sparargli. Signor Sino, prima che vada avanti nel racconto, sì, voglio chiedere, Bontate quel giorno ricorda come era vestito? Sì, praticamente mi ricordo che quando siamo partiti da Palermo, vidi che praticamente il Bontate era vestito in maniera casual ma elegante. Elegante, praticamente noi avevamo delle tenute di caccia nel senso di vestiti, di belfe, insomma, però lui quella giornata era proprio agghindato da cacciatore signorotto, aveva delle particolari cose firmate, cose, ci sei una maghire, ma che c'è, a caccia guardio, cioè nel senso mi riferivo che spesso avevamo partecipato ad altre cacciate, tipo in altri posti dove c'era la guardia che ci teneva il fucile, cioè lui neanche mi rispose. Vidi che praticamente era sul nervoso, un po' strano nervoso, però io ho attribuito questo fatto al fatto che avevamo avuto l'incidente, a che avevamo avuto modo di andare veloci verso Catania, per cui non più di questo. Quindi riprendiamo il racconto, siete entrati all'interno di questo fondo chiuso? Cioè sì, siamo entrati all'interno di questo fondo chiuso, abbiamo visto queste lepri, c'erano anche delle altre persone palermitane che però ci aspettavano là. E praticamente lui invece immediatamente sparì. Lui chi è? Stefano Bontade. Sparì. In che senso sparì? Sparì, a un certo senso si allontanò. In effetti questo fatto mi fece in un certo senso meraviglia, perché sapendo che lui, come vedeva caccia, impazziva. E praticamente io, ma dove stai andando? Comunque non ci ho fatto molto caso. E dopo intorno alle 10:30 arrivò Nitto Santa Paola. Arrivò Nitto però ci fece un saluto da lontano. Salutiamo, 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 e si andò verso parte di queste case. Quali case? Le case che incipiano nel fondo scia. Ci sono delle case che praticamente erano, diciamo, vicine al posto dove noi cacciavamo. Allora, praticamente il Santa Paola si allontanò verso il posto dove si era allontanato il Bontade. Però lo vidi andare quasi immediatamente via. Cioè via dal fondo chiuso? Sì, 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 via dal fondo chiuso, con la macchina. Mi ricordo che lui, mi pare, avesse una Renault
era una Renault di quelle grosse, che erano simili a una Renault due volumi, non quelle tre volumi, che erano la migliore macchina allora che aveva la Renault, pare che era un Renault 30, una cosa di questo genere. Praticamente poi che cosa è successo? Che io continuai a cacciare e a un certo punto abbiamo sentito un rumore di macchina, un rumore di macchina a livello di 3, 4, 5 macchine, a questo livello. Macchine che arrivarono in un certo senso sgommando, si sono frenate, sono fermate con stridio di freni e c'è stato uno sbattere di sportelli, cosa che insomma, così non è che ci avevo fatto granché caso. A un certo punto c'era con me, che mi accompagnava nella cacciata, una specie di guardiano, una specie di guardia giurata, che aveva un soprannome. Il soprannome di questa guardia giurata era Ucchiù, Ucciù, una cosa di questo genere, ma penso più Ucchiù, perché Ucchiù è una specie di uccello del malagurio che c'è in Sicilia, per cui praticamente è un modo di chiamare la civetta dei catanesi. E praticamente questo signore a un certo punto ci disse: ma che cosa c'è che c'è tutto questo baccano? Pardon, signor Presidente, mi disse: minchia, c'è Andreotti. Io devo dire che mi sembra una buttata, mi sembra così, ma Andreotti che c'era da fare qua? Che non potevo capire, pensare cosa poteva venirci a fare Andreotti in una riserva di caccia a Catania dei Cavalieri Costanzo. Non ci fece per niente caso. Però così arrivano dei personaggi del catanese, penso, c'era anche Nitto Santapaolo, però non ne sono sicuro. Cioè, mi scusi, Nitto Santapaola, lei ha detto che era andato via? Sì, ma poi era, secondo me era ritornato. Questo secondo perché me è scusi. Stato, mi scusi, questo secondo me c'entra stavolta. Secondo me perché c'erano degli esponenti del gruppo catanese che naturalmente venivano solamente se c'era Santa Paola, se no questi qua difficilmente si sarebbero affacciati alla scia. Continua. Poi insolitamente, perché si ritardò il pranzo, la mangiata di una mezz'ora, perché generalmente intorno alle 2 si smetteva di cacciare per fare la mangiata di rito, perché dopo questa situazione, sempre dopo la cacciata, c'era, dovunque andavamo c'era queste mangiate pantagrueliche. Quella volta si ritardò. Prima di cominciare a mangiare c'era una lunga tavola preparata con ogni ben di Dio. Ho sentito di nuovo uno sgommare, un partire di macchine, di motori imballati, e dopo qualche 5-10 minuti vidi spuntare il Bontate. Non vidi Santa Paola. Praticamente abbiamo mangiato abbondantemente con questi esponenti catanesi. Se vuole, signor Presidente, sì, riposto. Dica chi erano presenti a questa mangiata. E allora c'erano Ciccio La Rocca di San Michele di Canzaria. Mi scusi, se qualcuna di queste persone era uomo d'onore, la specifichi. Mi scusi, dottore Scarpinato, come lei sa, io non sono uomo d'onore, io non posso dire se queste persone erano uomini d'onore o meno, ma senza dubbio erano dei mafiosi o dei paramafiosi, cioè nel senso che erano vicini ai vertici della mafia catanese, e per essere presenti a una cacciata rituale, perché queste cacciate venivano organizzate anche per fare degli incontri,
La cacciata un po' era una scusa, ma poi si andava a discutere altre situazioni, altre cose. Chiaramente di alcuno so che perché mi veniva indicato come chiddu che comanda, altrettanto mi fu detto di Nello Sebastiano Nardo, che mi disse che invece era quello che comandava addirittura tutta la provincia di Siracusa. Mi scusi, questo Nello Sebastiano Nardo era presente a questa mangiata? Come? Questo Nello Sebastiano Nardo era presente a questa mangiata? Sì, era presente a questa mangiata, come no? Sa se questo Nardo Sebastiano aveva dei rapporti di parentela con qualche esponente della mafia catanese? Sì, era, si diceva che fosse, perché mai nessuno me lo disse, che era parente di Nitto Santapaolo. Ecco. Un terzo nome. Sì, c'era Mimmo Teresi, che insomma mal mi vedeva, cioè praticamente non so perché questo signore che aveva, o meno lo so, cioè pensava che io fossi troppo in intimità con Stefano Bontade. Intimità perché? Cioè perché praticamente mi portava sempre con lui e potevo vedere, diceva lui, via un sacco di cose. Cioè vedevo delle cose che, dato il mio non essere mafioso ufficiale, affiliato, mi metteva a conoscenza di cose che non dovevo sapere. Questo è quello che diceva. E alle volte anche così me lo faceva capire che ero mal sopportato anche la buonanima di Stefano Bontade. Va avanti. Bene. E allora praticamente abbiamo mangiato con Stefano, ci siamo un po' soffermati. Stefano, prima di mangiare, così tanto per gradire, ammazzò un paio di lepri, ma disse: ma da lei come i pecore, so, lasciamo ire, va. Non è tipo, cioè non era una caccia entusiasmante, sportiva, era troppo, c'era troppo differenza. Per cui evidentemente è chiaro, non era cosa. E sempre era, devo dire, strano, teso, nervoso. Siamo andati a Palermo. Nell'andare a Palermo, così, mi so bene, ma più che altro come curiosità, come fatto per tutto in incidentale, ci doveva andare Stefano, ma chi mi disse che c'era Andreotti? Stefano si voltò di scatto, mi diede due scappellotti affettuosi, però, nel senso affettuoso, e mi disse: ma sempre tutte cose, va vedendo una cosa, ma con tutta la situazione. Chiaramente capii di aver fatto una mezza gaffa, non ho approfondito la cosa. Vuole tradurre questa espressione dialettale? Sì, mi disse: ma sempre che vai vedendo tutto, sempre che ti vai mischiando, sempre che ti vai infilando, questo intese dire. E praticamente mi diede questi due scappellotti, poi fece così, e mi disse: io lascia stare. Capì che non dovevo più infilarmi in questa cosa. Ritorniamo un attimo indietro. Sì. Questo guardiacaccia, soprannominato Ucchiù, lei era la prima volta che lo vedeva? Sì, in quell'occasione era la prima volta che io lo vedevo, però poi, perché mi ricordo Ucchiù? L'ho rivisto parecchie volte a Sigonella, però poi ho saputo in carcere all'Asinara che questo signore, ho incontrato in cella con me, era ristretto in Succio Santa Paola, figlio maggiore di Nitto, che mi disse, parlando di cacciate, perché lui era venuto a caccia parecchie volte anche con me, in Succio Santa Paola, Enzo Aiello, suo fratello Alfio, erano venuti in Toscana a caccia pure con me. Enzuccio, che per me era un bravo ragazzo, così, un ragazzo molto modesto, parlando sempre di questa riserva, di queste famose lepri, le cose, mi disse: ci sei mai di chi bruchiù che se ne dice? Ma con fare, mi disse, sei andato in Australia. Io non capii se l'essere andato in Australia di questo personaggio significasse che era stato ucciso o che effettivamente era andato in Australia.